Amici tecnologici, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a vedere, ad unboxare la nostra centrale di temperatura o centralina di temperatura con sensori esterni. E allora, questa è la centralina, questa è la parte posteriore. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasti per la programmazione diciamo del computer interno, tantissime sono le impostazioni e le informazioni che questa centrale ci può fornire. E allora, al primo avvio già io l'ho programmata, ho inserito la data, ho inserito l'ora, ho inserito la lingua, c'è francese, c'è tedesco, c'è anche italiano. Bisogna andare a inserire anche oltre la data, l'ora, il sensore esterno. Il prodotto viene fornito con un solo sensore esterno, però ne può al massimo pilotare 3. Perciò se vuoi puoi acquistare gli altri sensori e tramite un semplice slide nel sensore puoi andarli a programmare con numero 1, numero 2 e numero 3. Qui il computer poi ti indicherà canale 1, cioè il sensore 1, ti dirà la temperatura, l'umidità e tutte, diciamo, e altre informazioni. In questo caso abbiamo temperatura interna 33,7 gradi, 41% di umidità, e fuori abbiamo 36 gradi e 9 con 43% di umidità. Ora i valori cambiano perché ogni tot fa l'aggiornamento, appunto, e queste freccettine indicano appunto quando sta scaricando i dati, quando fa l'aggiornamento dei dati rilevati. Perciò qui trovi la data martedì 8/13, perciò il 13/8 2019, però non si vede, ma in programmazione è stato inserito anche 2019. Per quanto riguarda history, vuol dire la storia degli ultimi 3 giorni o 4 giorni, cioè la temperatura come ha variato questi ultimi giorni, ecco. La grafica dimostra un sole, perché oggi ovviamente c'è caldo e c'è il sole, ma se andiamo nelle impostazioni, ora ti mostro come... Ok, qui siamo nelle impostazioni e ti dice anno 2019, andiamo a cliccare tramite questi due tasti up e down e camminiamo nelle varie impostazioni. 2020, 2021, no, noi andiamo su 2019 e diamo ok, poi ci porta al mese, perciò 8 perché è stato già programmato, e diamo ok, il giorno 13 e diamo ok, e poi data e ora, eccola qui, questa è l'ora, 14:02, ci siamo, andiamo avanti, formato ora, 12 o 24, mettiamo 24. E abbiamo ITA, abbiamo poi anche francese, inglese, tedesco, eccetera eccetera. Noi selezioniamo italiano. Perfetto, qui abbiamo le grafiche, cioè sole o nuvoloso con sole o nuvoloso o pioggia più forte, temporale o di nuovo sole. Noi lasciamo sole perché appunto è una bella giornata, prodotto di buona qualità, il display è anche bello da vedersi, ha una buona illuminazione, retroilluminazione, che si può regolare da questo tasto 1, 2, ok, ora è acceso, però è spenta la retroilluminazione, ora è al massimo, ora è più bassa, ora è spenta. Perciò hai 3 scelte, però ovviamente sono questa più, diciamo, meno luminosa o quella più luminosa. A me piace così e la lascio così. Per quanto riguarda la qualità, dicevamo, sembra di buona qualità, lo utilizzo da un'oretta, non si è staccata la connessione con il sensore esterno e comunque io credo che si stacchi il sensore esterno quando la batteria è scarica,
perché il sensore esterno monta due batterie mini stilo, perciò quando quelle si sono scaricate ovviamente lui perde segnale. In più monta anche due mini stilo lui stesso qui, uno e uno due, vediamo se riesco ad aprirlo perché è molto duro, eccolo qua, due mini stilo che ovviamente dovrei andarla a mettere, perché in teoria se io stacco ora come ora l'alimentazione, che è questa 5 volt, dovrebbe andare a resettare tutto, perciò tutta la programmazione che io ho fatto la vado a perdere. Per non far, diciamo, perdere la programmazione, ora vado a mettere due batterie così da salvaguardare la programmazione stessa. Ripeto, i colori sono belli, sono molto luminosi, c'è una buona anche risoluzione, si vede bene, è molto elegante anche. Perciò vediamo come si comporta in questi mesi, eventualmente un nuovo video lo andremo a fare e vi aggiornerò, vi terrò aggiornato su come va. Qui ti dà anche la fase lunare, ti mostra appunto la fase lunare. E niente, abbiamo detto, questi sono i tastini, puoi appoggiarlo sul tavolo, eccolo qui, tramite questo piedino di plastica, o eventualmente appenderlo al muro, eccolo qui, tramite il foro. La centralina è piccolina e ha lo stesso foro. Ora ti mostro la centralina, la prendo da fuori così da vedere anche la differenza che avrà la temperatura. Come vedete, in questo momento siamo a 37,9 gradi. In Sicilia fa tanto caldo, interno 33,9, esterno 37,9. Tieni presente che la centralina l'ho messa all'ombra, in un posto all'ombra, figurati, sole, ecco, assolato, arriviamo anche a penso 39 gradi sicuri. Ok, questa è la centralina, come vedi, abbiamo 1 e 1, 2. Questa è la nostra centralina. E dietro ha il foro per andarla a inserire con un chiodino. Batterie, ho messo due ricaricabili da 1800, però ragazzi sono false, non sono reali 1800, ma li ho misurate con la strumentazione e mi dà intorno ai 300 mAh. Spero che tengano almeno qualche giorno. Questa è il tastino, lo switch per andare a settare porta 1, porta 2, porta 3. Questo si utilizza solo ed esclusivamente se hai più sensori, cioè ogni sensore di questo deve avere un settaggio differente, cioè sarebbero i nomi. Ecco, mettiamo il caso, questo è il sensore 1 e va sull'1, il secondo sensore sul 2, il terzo sensore sul 3, così la centralina quando vai ti indica CH, vuol dire canale, perciò canale 1 si è collegato con questo, canale 2 si è collegato con l'altro, canale 3 si è collegato con l'altro ancora. Questo è buono se tu per esempio hai un garage, hai una cantina, hai o anche una stanza stessa che vuoi tenere sotto controllo come temperatura, puoi mettere questi sensori anche nelle varie camere, così da tenere tutto sotto controllo. Puoi andare a tenere sotto controllo temperatura esterna, ne metti uno, gli altri due li puoi utilizzare in due camere, per esempio uno lo metti in cantina e uno lo metti in un'altra camera, così tramite questo vai a settare e lui ti dice quanti gradi ci sono e quanta umidità c'è in quella stanza. Ora aspettiamo di vedere se si collega, dovrebbe scendere la temperatura perché già sta scendendo, attenzione, qui il loghetto mostra una freccetta verso il basso che vuol dire ovviamente che la temperatura sta andando a scendere. E niente, per questo video è tutto, il prodotto lo consiglio perché è molto carino anche come regalo e può andare molto molto bene. Poi per quanto riguarda altre informazioni vi posso dire questo, facendo un riassunto del prodotto: il sistema di comunicazione radio è in DCF,
L'orario, come abbiamo detto, 12 o 24 ore, impostazione manuale dell'orario al primo avvio, visualizzazione della fase lunare, ovviamente che è questa, calendario continuo fino all'anno 2099, perciò fino al 2099 puoi utilizzarla, dopo dovrai cambiarla. La stazione, come abbiamo detto, può pilotare massimo 3 sensori, 7 lingue da scegliere qua sotto quando vai in programmazione: italiano, tedesco, spagnolo, francese, inglese, danese, olandese, e regola la data in base al paese scelto in automatico. Poi abbiamo 5 icone, come abbiamo visto qua sopra, per indicare il meteo: soleggiato, poco nuvoloso, nuvoloso, piovoso, molto piovoso. Termometro, intervallo di misurazione da 0 a 50 gradi in interno o all'esterno da meno 20 a più 60. Igrometro, intervallo che va dal 20 al 95%. Poi abbiamo visualizzazione di umidità, temperatura, pressione, con anche minime e massime della giornata. Basta andare a cliccare il secondo tastino, che è questo qui. Andiamo a vedere, eccolo qui, max 33,9, max 38, minimo 34,4,3. Ora questo è lo standard, temperatura attuale, come vedi è scesa, sta scendendo piano piano, perché il sensore ovviamente ora all'interno comincia a raffreddarsi e prende la temperatura della stanza. Poi altre informazioni, c'è il grafico dove ti indica appunto il grafico dell'andamento della temperatura interna e esterna nell'arco delle 12 ore, portata del barometro da 800 HPA a 1100 HPA, indicatore di livello basso della batteria, come vedi qui indica il livello basso batteria, perché non c'è proprio batterie, cioè se io vado a mettere la batteria qui lui non dà più questo diciamo segnale logo batteria scarica. Rete illuminazione, come ho detto, bella forte, infatti è a LED, funziona con due batterie AAA non incluse nella confezione, né in questo e neanche in questo. Sensore remoto wireless, frequenza trasmissione 433 MHz, raggio di trasmissione fino a 30 metri, per questo vi dicevo che potete andare a tenere sotto controllo stanze o anche il garage se lo avete accanto all'appartamento. Anche lui, come abbiamo detto, due mini stilo. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, condividilo, commenta sotto, se ti interessa il prodotto sotto ti linko il prodotto Amazon, puoi andarlo a ordinare direttamente dal carrello. Mi è arrivato in 2 giorni lavorativi, su per giù, perciò anche molto veloce la spedizione di Amazon. Per questo video è tutto, ciao, grazie per la visione.